È stata inaugurata dopo 5 anni di lavori la struttura sociosanitaria Ottavia Amerio Ferrero di Vado Ligure. Così come afferma la sua fondatrice, il desiderio è importante e nello stesso tempo nobile fare qualcosa per i nostri ragazzi e i nostri anziani al mare. Il servizio. Presidente, finalmente la Fondazione Ferrero a Vado con questa grande struttura. Qual è il significato di questa giornata per lei? È un significato estremamente importante per tutti noi e direi per la storia stessa della Fondazione, perché va da sé che occasioni come queste non è che capitino, tutti i giorni. È un punto importante che però non è da intendersi come un punto d'arrivo, ma lo definirei come un punto di partenza. È un punto d'arrivo in quanto oggi formalmente diamo inizio all'avvio di tutta la nostra attività, abbiamo concluso la serie di lavori strutturali. Adesso, se mi passa l'espressione, comincia il divertimento. Noi abbiamo seguito come ASL la costruzione passo per passo, abbiamo una convenzione dove si prevede l'inserimento sia di riabilitazione in senso stretto che di degenze di RP e poi contiamo molto sul recupero delle nostre fughe anche dei disabili. Già voi sapete che c'erano disabili assistiti fuori regione che sono già rientrati qua, quindi la collaborazione tra ASL e Fondazione avverrà passo per passo con i singoli settori. Questa è una struttura importante, tra l'altro è una bella collaborazione fra il pubblico e un privato particolare, insomma privato sociale, una fondazione che ha delle finalità sociali molto importanti. Ricordo che abbiamo già stretto un accordo con una convenzione che regola appunto i rapporti fra Regione, Fondazione Ferrero e l'INPDAP. Direi che ormai si parla di globalizzazione, quindi figuriamoci a livello di due regioni, lo spirito ovviamente deve essere quello di creare una struttura che si deve intrinsecare con la struttura storica di Alba e che al contempo debba saper prendere il meglio da quello che Alba ha già fatto. L'abbiamo fortissimamente voluta assieme a tutti i vadesi. Mi sembra che sia riuscito un'ottima cosa, questo è il segnale anche del cambiamento che ha avuto Vado, che avrà ancora Vado in questi anni. E mi rendo conto che la scommessa che hanno fatto gli investitori è molto significativa e tanto più questo comporta un atteggiamento di attenzione, di accompagnamento da parte della Regione, perché non possiamo lasciare soli quelli che si impegnano così a fondo. Se questo concetto di squadra proseguirà anche adesso che l'attività è in funzione, credo che i risultati saranno quelli che tutti auspichiamo. Tagliato il naso.